chiamo Eleonora Bertolone e ho 30 anni. Faccio la coltivatrice diretta e sono imprenditrice. La mia azienda si chiama Azienda Agricola Eleonora Bertolone e commercializzo sotto il marchio Riso di Nori. Coltivo riso italiano, varietà originali, Violet, Orange, che sono le nostre varietà aromatiche integrali colorate italiane. Dopodiché un recupero della tradizione storica che è il riso Rosa Marchetti, Bialone Nano, Sant'Andrea, Carnaroli. Carnaroli, tutte le nostre confezioni ha solamente riso autentico. Noi non usiamo altri risi all'interno del Carnaroli, un pochino meno produttivo, ma la qualità è veramente super. E adesso Eleonora mi spiega come diavolo a fare questo riso viola. È stata una scoperta casuale nel campo di una pianticella diversa, dopodiché ovviamente mi sono fatta aiutare da degli agronomi, capire come coltivarlo, come tagliarlo, come anche lavorarlo, perché poi cambia tutto. Ci hanno chiesto infatti come è avvenuta la nascita. La nascita è spontanea, perché anche un Rosa Marchetti, come è nato? Oppure quest'anno io in campo stavo facendo il giro con gli agronomi per vedere come concimare il nostro riso e che trattamenti fare, e ho visto una piantina invece tutta bianca, albina, e subito: ma hai visto la piantina albina? Hai visto che bella? Poi mi hanno spiegato che di solito l'albino è un pochino meno produttivo, ha delle difficoltà, quindi l'ho lasciata lì, no? Quella ovviamente. C'è ancora differenza tra uomo e donna in questo ambiente? Sì, moltissima. Moltissima. All'inizio facevo veramente una difficoltà pazzesca, nel senso che donna, giovane, mi guardavano della serie: ma questa chi è? Cosa ne vuol sapere questa? Allora, io ovviamente poi sulla tecnologia chiedo ai nostri esperti e voglio sempre imparare qualcosa di nuovo, quindi non penso di essere onnisciente in questo, però allo stesso tempo mi interesso, mi piace capire come funziona la macchina. Noi abbiamo cambiato una case con la class di quest'anno e devo dire che la differenza l'ho capita, la vedo in campo. Secondo te un giovane, ora come ora, può davvero pensare di aprire un'attività agricola? Per quanto riguarda me, per me è stato possibile perché avevo la terra che mio nonno, quando ha iniziato l'attività, ha acquistato col piano verde. E erano altri tempi, ragazzi. Adesso i prezzi delle terre, secondo me, sono veramente una cosa inavvicinabile. Nel senso, uno si fa il bilancino, si fa il suo conto economico e vede che non rientra. Quindi lo Stato deve veramente aiutare i giovani in questo, al di là delle potenzialità poi che un'azienda può avere, diciamo. Un giovane che è appassionato di agricoltura ma che non ha terra Ha tanta difficoltà, lo Stato lo deve aiutare. Quelli che invece ce l'hanno, ma anche poca, perché ragazzi io non ho 1000 passa ettari, io ne ho 200, però anche chi ne ha poca, idee nuove, il diverso, ne parlavamo col Piero Rondolino proprio ieri che è venuto al nostro stand, il diverso fa la differenza, il metterci la faccia e metterci la qualità, questo paga, la fiducia del cliente si conquista così, piano piano. Progetti che partano con le proprie gambe fin dall'inizio e ben pianificati, questo può fare la differenza. Assaggiamo la birra di riso. Infatti, la rigoria che l'ha fatta con voi ha voluto fare. Beh, per colazione va benissimo. Dove possiamo acquistare i prodotti Riso di Nori? Per quanto riguarda il Rosa Marchetti e il Violet e l'Orange per Boiled, li potete trovare a Scaffale Esselunga, nelle più grandi. A Vercelli, quindi nella nostra cara terra, siamo presenti da Riso e Riso e da Marucchi. E vi consiglio di andare a provare il risottino che fa Pietro al Cin Cin e alla Vecchia Brenta, provare il nostro risotto e la panissa che fa il cuoco. Sono veramente spettacolari. Il riso Violet è un riso integrale, aromatico ed è naturalmente nero. Questo significa che nasce già così sulla pianta. Praticamente, se voi andate a farvi un giro in risaia, scoprirete anche che ha delle foglie di un bellissimo color violaceo, da cui il nome Violet. Ma andiamo a cucinarlo. Mentre il riso Violet si cuoce, facciamo saltare un po' di cavolo rosso in padella e poi prepariamo una fondutina di asiago. Rimettiamo il riso Violet in pentola e andiamo a condirlo con un filo di olio e con un pizzico di sale, ma veramente un pizzico,
Dopo aver impiattato il riso, versiamo un po' di fonduta. A questo punto aggiungiamo il cavolo rosso che abbiamo precedentemente fatto saltare in padella. Terminiamo con qualche griglio di noce e, se vogliamo, decoriamo con un pezzetto di rosmarino che dà anche profumo.